Siamo tornati a Pavia per la manifestazione del Friday for Future. Siamo alla terza, eppure il mondo della politica non sembra essersi mosso in difesa dell'ambiente e nessuno sembra aver ascoltato seriamente le richieste di questi ragazzi e di queste ragazze. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning. Certo si sono accorti, e in molti, del viaggio di Greta negli Stati Uniti all'ONU. Ma i commenti spesso sono stati di derisione e scetticismo. Chi c'è davvero dietro questa ragazzina svedese? Anche i genitori, è vero, la sostengono, ma qualcuno magari dietro di leggermente più grande di lei che le consiglia che cosa fare, magari c'è. E visto che gli scienziati non ascoltano nessuno, Greta ha fatto la parte del personaggio che ha concentrato tutta l'attenzione su un problema molto serio. Gli adulti possono aiutarla nel fare in modo che si realizzi, però sono sue idee che noi condividiamo comunque. E penso che sia inutile, sia l'unica cosa importante sia guardare ciò che dice, e ciò che dice è giusto. Siamo al Castello Visconteo e la marea di studenti sembra invadere il parco. Nessuna bandiera di partito, solo qualche striscione con il nome della scuola, evidenziato quasi con orgoglio. Allora, questi sono dei sacchettini che abbiamo realizzato noi studenti dell'Istituto Volta, e sono dei sacchettini di carta con all'interno dei semi che le persone possono piantare nei loro giardini, e in allegato ci sono anche un'immagine e anche una breve descrizione del seme all'interno del sacchetto. Io penso che Greta stia facendo un lavoro molto bello con tutti noi, perché ci salva, se no moriremmo con la plastica nello stomaco. Anche chi non ci crede è giusto che sia qua. Io però ci credo, quindi ho deciso anche, non so, di preparare qualcosa, un semplice cartellone, c'è cioè qualcosa. Abbiamo organizzato tutte queste cose che pensiamo possano servire a qualcosa. È difficile un po' che la politica ci creda. Dovremmo essere in tantissimi per far sì che la politica possa cambiare qualcosa nella nostra nazione. Riordiniamo casa, perché la terra è la nostra casa, e quindi niente, dobbiamo valutare questa opzione che è quella più risolutiva. E poi start using the bike, perché ogni mattina da abitante di Pavia preferisco usare la bicicletta piuttosto che venire in autobus, oppure con la macchina o... E niente! Cioè, io penso anche che sia anche da piccoli si può subito agire contro il problema, perché poi le azioni che faranno i più grandi si manifesteranno contro di noi. Come abbiamo visto, ci sono ragazzi anche molto piccoli. E gli adulti? No, c'è anche qualcuno che lavora, non sono già tutti pensionati. Chi è che è in sciopero? Nessuno. Una giornata importante per quanto riguarda appunto il cambiamento climatico, perché bisogna adottare delle nuove politiche sia a livello nazionale che territoriale. Ecco perché gli amministratori e le amministrazioni sono presenti oggi. Per salvare l'ambiente! Oh,
è una marea che travolge, grande, chiassosa e festosa, ma non per questo meno impegnata. La posta in gioco è alta e questo movimento è una cosa seria. Governi, agite, il tempo sta scadendo! 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 Come abbiamo visto, gli adulti sono davvero pochi, ma in mezzo a questa onda di giovanissimi militanti del Friday for Future spicca un'altra inspiegabile assenza, soprattutto in una città come Pavia. Il mondo universitario sembra infatti essere davvero poco rappresentato. Queste cose, che non si è accorto che quello che stavano facendo, oltre ad aumentare la crescita economica e tutto, stava anche distruggendo il pianeta di noi giovani che un giorno avremmo dovuto abitarci qua dentro. There is no planet B. No hay planeta B. Hey, hey. Es que cae el planeta B. What is that planet? No. Vaxe B, Vaxe Arimasen. Niet. Planet B. Mana Gishi Kaushi. Nema planet B. Nawa, un planeta B. Todaren Kinsa Vaxe. There is no planet B. Stand up now. There is no planet B.
stand up now. Se vogliamo fare una cosa possiamo, ce la facciamo. Ogni manifestazione è servita a qualcosa, quindi speriamo serva anche questa. Che bisogna prendere, fare il primo passo e andare avanti, prendere una decisione. Riforme per l'ambiente, abbassare il CO2 da oggi a come doveva essere 50 anni fa. Usare meno plastica e a sprecare meno l'acqua, usare più la bici e meno la macchina, tutte queste cose. Ma secondo noi deve arrivare soprattutto dall'alto e aiuto. Da quelli che sono più grandi e più potenti e possono mettere delle norme che regolino queste cose, così che anche quelli che non si vogliono impegnare lo faranno per forza, perché non hanno alternative. Da domani speriamo che qualcuno faccia qualcosa, noi quello che abbiamo potuto fare l'abbiamo fatto. In questo momento gli adulti ci stanno distruggendo. Perché? Non ci stanno dando il nostro futuro, non stanno facendo niente. Perché non siamo solo noi, ma ci sono anche loro, quindi darci contro non ha senso. Devono fare qualcosa. Muovetevi, stiamo morendo tutti quanti. Spero che cambi un po' l'andazzo, che ci diano più retta. Scusi il linguaggio, ma questo pianeta sta letteralmente andando a puttane e quindi speriamo riusciamo a cambiare qualcosa noi giovani di oggi per un futuro un po' più accogliente, diciamo. Qui siamo tutti con l'acqua alla gola, prima o poi moriamo tutti se si va avanti così. La lettura che fanno questi ragazzi è davvero inquietante. Davvero il mondo degli adulti, oltre ad essere indifferente al problema, vede questo movimento come un nemico? Va via, sostenibile, va via, sostenibile, va via, sostenibile, va via, sostenibile. Quando è che abbiamo la possibilità di uscire, di dire le nostre cose, di dibattere? Alla scuola non c'è. In un buon sistema scolastico questo ci sarebbe anche dentro, invece non c'è, non c'è la possibilità di partecipare, non c'è la possibilità di cambiare le idee degli altri, e per questo noi scendiamo in piazza, perché a noi non basta, non bastano quei piccoli momenti dibattiti che abbiamo, anzi proprio da quelli nasce il nostro desiderio di cambiare questo sistema che ci sta, ripeto, ci sta destinando a un collasso sociale, ecologico, climatico, tutto quello che volete. Non so se avete visto lo striscione di Rete Studenti Medi, abbiamo sfilato con uno striscione con scritto abbiamo l'acqua alla gola, perché questa è la condizione in cui tutti gli studenti sono oggi. Abbiamo l'acqua alla gola perché se entro il 2050 non si cambia qualcosa, saremo letteralmente con l'acqua alla gola per lo scioglimento dei ghiacci e per l'innalzamento del livello dei mari. E inoltre abbiamo l'acqua alla gola per il sottofinanziamento della scuola e di cose come l'edilizia scolastica. Andiamo a vedere che cosa è successo in Amazzonia quest'estate, avete sentito tutti, no? Degli incendi, esatto, andiamo a vedere che cosa è successo quest'estate. Gli incendi, si è saputo, e credo lo sappiamo tutti, erano dolosi, erano incendi ben programmati, e questo lo sappiamo. Nel Parlamento brasiliano esiste un'ala del Parlamento brasiliano che si chiama Bancada Ruralista, che è un'ala del Parlamento che ha come obiettivo quello di difendere gli interessi dell'agrobusiness. Significa quei latifondisti, capitalisti, tra cui anche ritroviamo McDonald's, troviamo Burger King. Perché un'associazione che si occupa di persone con disabilità partecipa ad una manifestazione come questa? Prima di tutto perché le persone con disabilità sono persone e quindi come tali è giusto che si occupino di tutto ciò che riguarda la quotidianità nella loro vita. Famiglia è nostra! Famiglia è nostra! Questa bellissima manifestazione si conclude con gli interventi dei giovani e non solo, ma la nostra attenzione va ai ragazzi e alle ragazze di questo movimento. Per noi adulti, oggi, è arrivato il momento di ascoltare.